Benvenuti ad un nuovo appuntamento di Toscana Cine News. In questa puntata vi parliamo di un film che è nelle sale in questi giorni, Tutto quello che vuoi, di Francesco Bruni. Francesco Bruni è uno sceneggiatore di successo che ha firmato i principali film di Paolo Virzì e anche serie molto conosciute come Il commissario Montalbano e I delitti del Barlume. Ha esordito alla regia con un film di grande successo, Scialla, nel 2011. Ha poi firmato Noi quattro e adesso è tornato dietro la macchina da presa per realizzare una commedia divertente e allo stesso tempo commovente. Di che cosa si tratta? Protagonista del film è un poeta ottuagenario, interpretato da un bravissimo Giuliano Montaldo, che è anche un grande regista, un poeta colto, però purtroppo affetto da Alzheimer, che si confronta con un giovane, un 22enne un po' indolente, borgataro, anche un po' ignorante, che suo malgrado si trova a dover fare da badante per lunghe passeggiate pomeridiane. Ebbene, dai ricordi che affiorano dalla mente di questo anziano poeta sembra esistere un tesoro nascosto che il giovane badante Alessandro, l'esordiente Andrea Carpenzano e i suoi amici pensa di poter andare a cercare e che invece poi si rivelerà essere soltanto un tesoro dei sentimenti e dei ricordi. In questo giro che Andrea Carpenzano e gli altri attori giovani fanno per andare a cercare il tesoro, si vedrà molta Toscana. Le riprese si sono infatti svolte al Corno alle Scale, a Pistoia, ma anche a Pisa. Infatti non ci dimentichiamo che Francesco Bruni è un regista che ha vissuto per molti anni a Pisa, appunto a questo bellissimo contatto e collaborazione con Paolo Virzì, quindi questo film è un film che parla molto anche toscano. Sentiamo che cosa ha detto al nostro microfono. C'è moltissima Toscana sia nelle location, perché è girato a Pisa in parte, poi c'è una Pistoia ricostruita, diciamo invece in versante emiliano, e poi c'è tanta Toscana nella troupe, ci sono attori, c'è Crestacci, c'è John Marelli, ci sono importanti toscani anche fra le maestranze, ma soprattutto c'è un fiorentino che è Cosimo Calamini, un mio ex allievo del centro sperimentale, che ha scritto un libro che si chiama Poco più di niente, dal quale io ho tratto alcuni passaggi drammaturgici che mi erano utili per questa storia ed è riconosciuto anche nei titoli di testa. E a proposito di nuovi film girati in Toscana, in arrivo nuovi importanti set internazionali. Primo fra tutti quello della seconda serie di I Medici, Masters of Florence, una serie TV firmata da Sergio Mimica Ghezzan che ha avuto un grande successo. Quindi dopo le prime 8 puntate andate in onda in 4 serate su Rai 1 lo scorso ottobre, adesso è tutto pronto per girare la seconda serie. Quindi c'è grande attesa per questa fiction che, come sappiamo, ha visto protagonista Dustin Hoffman, Richard Madden e tanti altri attori importanti. Le riprese si terranno a settembre in location da stabilire, ma sul sito di Toscana Film Commission, www.toscanafilmcommission.it, è già apparsa la call per reperire chi vuole lavorare in questo film, vale a dire le maestranze, ma anche attori non protagonisti e comparse. Quindi il consiglio è quello di andare sul sito della Film Commission e vedere se effettivamente c'è per tutti noi una possibilità di fare anche una piccola comparsata o una particina nella serie I Medici. Poi in arrivo anche il set della quinta serie dei Delitti del Barlume, una serie ancora una volta diretta dal regista anglo-pisano Rowan Johnson. E qui le storie andranno avanti sempre sulla falsariga degli anziani signori che si trovano al Barlume. Ma un altro film importante è in arrivo. Si tratta del film di Andrei Koncialoski, Il peccato. Questo film è un grande omaggio a Michelangelo. Michelangelo che viene raccontato non soltanto come uomo di grande talento, un grande artista, ma come una persona, come dire, che vive le sue grandi passioni. Anche in questo caso probabilmente c'è un'opportunità per recitare. Perché? Perché la Jean Vigo Italia, che produce il film insieme all'Andrei Koncialoski Foundation, sta cercando un attore toscano non professionista, i cui requisiti fisionomici sono indicati in uno spot che hanno lanciato. Vediamo questo contributo video. La tua terra è la Toscana, terra d'arte, terra di genio.
un genio che ha ispirato un grande regista internazionale a raccontare una storia che parte da qui, un film con il cuore in Toscana ed attori toscani non professionisti. Se sogni di partecipare a un film ma non hai mai recitato, se somigli a quest'uomo, se sei toscano, manda una foto a castingilpeccatofilm@gmail.com. Non avere paura se il naso rotto, è proprio quello che cerchiamo. Vieni a fare un provino ed entra nel cast di un film internazionale. E prima di salutarvi vi segnalo un'altra rassegna che si terrà nei prossimi giorni. È dedicata a Carlo Di Palma, uno dei principali direttori della fotografia del cinema italiano e non solo. Carlo Di Palma è stato appunto il direttore della fotografia dei principali registi del neorealismo italiano. Ha poi proseguito la sua carriera a livello internazionale, anche negli Stati Uniti, dove ha collaborato a fianco a Woody Allen. Ebbene, questo grande artista viene celebrato con una rassegna che inizia il 18 maggio sera con il film Acqua e Zucchero di Fariboz Karkani. Ebbene, questo film sarà poi replicato al cinema La Compagnia, dove si tiene dal 19 al 21 una mini rassegna di 3 giorni dedicata proprio ai film che hanno visto Carlo Di Palma protagonista. E con questa anticipazione vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.